Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geek Prodi. E bentornati nella serie che vi abbiamo proposto già dal video precedente con la Ultimate Pro di tastiere, dedicata alle tastiere. Shhh, aneddoto. Quando Alessandro di Cooler Master ci ha proposto di recensire le due tastiere, quella che avete visto la scorsa volta e questa, tra di noi c'è successo qualcosa e faccio: io questa non la voglio. Io c'ho già la TGZ, ma ne faccio un cazzo. Lui: non c'ha il tastierino numerico, stai scherzando, non c'ha il tastierino. Ha fatto la chicca come al solito, sta di fatto che quella tastiera è bella, non so, vogliamo provarla, costa un fracco, vabbè, proviamola. L'ho presa io, ho tolto la Trigger Z, l'ho provata 10 minuti, ho preso la Trigger Z e l'ho lanciata fuori dalla finestra. Davvero? Beh, insomma ragazzi, senza tastierino numerico non è che ci possano essere tante novità, quindi avrete già intuito di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della Nova Touch TKL, che esatto, in inglese significa 10K less. Questa tastiera non ci ha colpito di più, ci ha sparato in faccia, perché veramente quando ce l'hanno proposta ho detto: cos'è sta merda, costa troppo, non so cosa sia. È la tastiera più bella che abbia mai provato. Non ha il tastierino, ma è una nuova tecnologia di tasti, che è una figata. Non so neanche, non possiamo descriverla, dovete provarla, dovremmo metterla in esposizione e farvela provare, perché solo così potete capire. Ah, partiamo da una premessa ragazzi: ci sono attualmente le membrane e le meccaniche. Non mi scurare la faccia. Che sono quelle che vanno di più in gaming, diciamo, le meccaniche lo sapete benissimo tutti quanti, le abbiamo già provate, ne abbiamo già parlato in passato. Mentre quelle a membrana sono le classiche tastiere, quelle tipo quella che avevo io della Microsoft qualche giorno fa. Esatto, piccole, a membrana, poco rumorose e anche da usare in modo gradevole, comunque è facile usarle, sono belle. Detto questo ragazzi, Cooler Master che cosa ha fatto con questa nuova touch? Ha voluto appunto fondere le cose migliori delle due tipologie. Esatto, grazie a questa azienda giapponese, Tropro, come cazzo si pronuncia, hanno sviluppato questo nuovo Cherry, come facciamo Purple, visto che lo chiamano tutti Purple. Esatto, che è praticamente la fusione di questi due, di queste due tipologie di tastiere, e il risultato è veramente ottimale. È il risultato una tastiera che si comporta bene ovunque. In scrittura è la più piacevole che abbia mai visto, ha la delicatezza di una membrana e la precisione di una meccanica. È una meraviglia unica. Questo, e ci ha detto Alessandro quando ci abbiamo parlato, che è un prototipo, è una tastiera fatta per vedere il mercato come reagiva. Pensate voi quando svilupperanno il modello successivo con tastiere numerico, magari poggia polsi come piace a noi che siamo fissati, e magari una tastiera più commerciale piuttosto che un prototipo come questo, che figata sarà. Anche perché appunto i Cherry di cui stiamo parlando sono molto limitati a questo punto, perché sono appunto una sorta di brevetto, quindi di Nova Touch ce ne sono davvero poche. Quindi ragazzi, detto questo, la tastiera costa tanto, effettivamente, di soldi. Costa tanto, però è in sviluppo, è una sorta di prova per vedere come va, e a quanto pare sta piacendo, è piaciuta anche a noi. A noi ha fatto impazzire. Raramente quando provo un prodotto dico wow, cioè veramente wow, questa tastiera ha rivoluzionato il mio modo di usare il computer. Era da molto che non avevo un prodotto che riusciva a farmi far questo. Veramente ve lo fa usare in modo diverso, scrivere è un piacere, ti viene voglia di andare al computer e premere sull'URL del computer a manetta tasti per scrivere. Installi Word che non ce l'hai su un PC da game solo per iniziare a scrivere cose a caso, testi a minchia, pensi quello che... ti scrivo un diario solo per scrivere, perché è troppo piacevole. Ovvio, i Cherry, i Red sono i migliori in gaming, però poi dalle altre parti perdono. Come al solito, una cosa esplosiva da una parte perde dalle altre. Questa non gli manca niente, è perfetta in tutto. Il difetto è il prezzo, ok? Però è anche il primo prodotto di questa che sta uscendo. Già. Quindi comunque possiamo aspettarci che in un futuro, con i costi di produzione diminuiti, visto che ne fanno tante, possono anche diminuire i prezzi. Magari, visto che è una tecnologia nuova, non subito, però poi possa diventare uno standard.
Come detto ragazzi, questa tastiera ha tutta la parte di destra dedicata al tastino numerico mancante, quindi è veramente molto compatta, infatti è una soluzione adattissima a scrivanie di piccola dimensione o comunque spazi ristretti. Se è il caso come per esempio di questa scrivania che è abbastanza ristretta, è comodissimo perché risulta veramente, a differenza della maggior parte delle tastiere da gaming, molto molto più compatta e molto molto più comoda. Esatto, una tastiera perfetta per LAN party. LAN party qua in Italia non li fa nessuno perché comunque non c'è LAN per far party, per cui no, LAN non party. Non party. Dovrebbero essere dei lag party da noi. Come ovviamente si intuisce dal fatto che si tratta praticamente di una prova, di un prototipo, ovviamente la tastiera non è retroilluminata ma ha i tasti semplicemente disegnati sopra come la maggior parte delle tastiere a membrana. Ovviamente se mancano tutte quelle che sono le macro classiche sulle tastiere meccaniche, abbiamo anche delle piccole chicche come il blocco del tasto Windows, come nella Ultimate Pro che vi abbiamo recensito l'altra volta, come anche qualche gestione per quanto riguarda le media, i media col tasto funzione più i tasti F1, F2, F4, tutte le cagate varie. E vabbè, la tastiera bene o male è completa nella sua compattezza, se così si può dire. Esatto ragazzi, questa tastiera purtroppo non possiamo farvela sentire. Cioè, vi faremo sentire ovviamente, ma è proprio col feeling tattile che tu hai una risposta di quello che stai utilizzando. Non so cosa hai detto, però cercate di capire quello che è bella da usare, ma non è facile da spiegare. Esatto, diciamo. Ragazzi, dovete veramente provare. Il problema è che non potete provarla perché nei negozi non c'è. Quindi viene o vi recate in qualche evento, come quello che c'è stato a Toms, dove era lì, o veramente è difficile capire cosa si prova. E investire 180 euro su qualcosa che non sai come si prova, comunque non è una cosa facile, possiamo capire. Quindi questo modello magari non ve lo consigliamo proprio di botto, però ragazzi, dal prossimo questa tecnologia veramente comprate solo questa. Cioè è inutile star qua a dire, è meravigliosa. Soprattutto se il prezzo diventerà più accettabile di questo, perché vabbè, chiaramente 200, quasi 200 euro per una tastiera così probabilmente non è il massimo da consigliare, però già 150 per una tastiera come sono quelle più complete, quelle più grosse, complete di tutto. Se esce il modello nuovo, 150 euro con tastiera numerica, poggia polsi, magari anche ritromilazione, cioè subito, neanche a pensare, subito compra carta di credito, data via 150 euro in meno, perché è una tastiera che li vale tutti, veramente tutti. Ragazzi, finiti questi due video dedicati a due top di gamma di Cooler Master, avendo già anche una Trigger Z tra i video passati, comunque ce l'abbiamo fisicamente, quindi siamo pronti per fare il gaming setup. Il prossimo video sarà appunto un gaming setup dedicato alle tastiere, dove spiegheremo tutto in maniera molto dettagliata come gaming setup e non in maniera approssimativa come in questi video, le tastiere come al solito, consulenza su where to buy e come comprare e se comprare. Come al solito ragazzi, noi ringraziamo Cooler Master per averci dato la possibilità di usare e provare queste due magnifiche tastiere. E ovviamente perdonaci Alessandro per aver dubitato di questa tastiera, perdonaci veramente, perché non possiamo far altro che fare un plauso a Cooler Master per aver innovato così tanto e aver dato una nuova esperienza veramente di utilizzo della tastiera. Aspettiamo il modello più commerciale. Perché sperando quello che arrivi ovviamente. Esatto, veramente, quello sarà un successo pazzesco, perché come l'abbiamo provata ci siamo innamorati, punto. E mi raccomando il poggiapolsi. Esatto. Ci vediamo nel gaming setup.